l'ho fregato. Ho fatto salutare solo lui perché ci veniva un coretto veramente orribile, quindi ve l'ho risparmiato. No. Benvenuti in questo nuovo video, mi sto mangiando i capelli. Video ask, mi si è appiccicato. Dopo. Perché hai fatto i capelli? Mi si è appiccicato i capelli. I capelli hai fatto. Piccando me. Oh! Sei una persona terribile. No, no, non è niente. Ecco, adesso c'è anche il bacio stampato e via. Cancelliamo e via. Benvenuti in un nuovo video ask che non facciamo da una vita, anzi forse l'ultimo l'avevo anche cancellato, non mi ricordo. Comunque forse ce n'è un altro, ma di coppia, ma questo è un po' vario, un po' parliamo un po' di tutto perché ci avete veramente riempiti di domande di ogni genere, quindi iniziamo subito, non so neanche se riuscirò a leggerle tutte, ma spero di accontentare tutte anche perché alcune si ripetono. Allora, partiamo da il post che ho messo su Instagram da Mena Napoletana. Qual è il vostro più grande sogno? Dopo l'arrivo di questo bebè, il vostro sogno sarà sposarvi o convivere? Allora, veramente noi conviviamo già, quindi chi ci segue nei vlog più che altro l'avrà intuito, sì. Quindi mi sembra una domanda strana per il discorso convivenza, perché si intuisce tanto dai vlog che conviviamo già da 3 anni praticamente. Quindi all'incirca meno che quindi questo arrivo dolcissimo corona il nostro amore, ecco, mettiamola così. Comunque diciamo che sì, un sogno che può rimanere poi per il futuro, magari sarà sposarci, ma non è tra le nostre priorità, ecco. Erika Queen 3173, come pensate di chiamare la principessa che sta arrivando? Allora, a questo vi rispondo io. Non lo so se dirlo adesso o dirlo in caso se è femmina, perché magari porta anche... Allora, non vi diciamo il nome, ma vi diciamo solo che c'è stato uno studio babba via alle spalle, perché ne avevamo scelto uno, è vero. Poi però non gli piaceva più. No, in realtà l'ho trovato io quel nome lì, sì. Poi non so cosa mi sia successo, sono stata un po' indecisa, ma può essere anche che ci ritorni sui miei passi, perché comunque a lui piace, quindi potrei anche cambiare idea. L'abbiamo sostituito con un nome un po' più dolce. Sì, ma anche quello più però adesso dolce. Vedremo, perché potremmo tornare a chiaro. Vabbè, comunque vai avanti, dai. Sì, abbiamo tre. Sono tre i nomi che sono sì. Due più quello di prima, tre. Ah, quello là lungo non lo calcoliamo più. Sono tre, dai. Sono tre. Allora, poi, sempre Erika qui in 3173 chiede quando è più o meno il mese che nasce? Il mese in cui nasce in realtà è o fine febbraio. O fine febbraio o inizio marzo. È talmente inizio che lo dice 2 volte. Ma è finito. Ludovica Ultraro chiede: dove vivete? È una casa di vostra proprietà? Comunque sei bellissimo. Un cuore a tutti e tre. Grazie mille, davvero. Sì, è casa nostra questa, sì. Non siamo in affitto. Poi Marilena Telleri, credo sia giusto, perdoni. Come organizzerete la vostra vita e lavoro per il futuro? Sei in maternità? Ask coppia top. Ciao Marilena, grazie della domanda. Ma come organizzerete la vostra vita? Diciamo che questo non lo possiamo sapere adesso, nel senso che queste sono cose che poi vengono un po' da sé. Continuerà più o meno come sta andando adesso. Quindi con il pupo un po' più stanchi perché sì, ci sveglierà di notte. Ci sarà sicuramente da riorganizzare alcune cose, perché comunque portare Federico con... Stavo rispondendo, mi parli sempre. Portare Federico con il pupetto, se non c'è lui, quindi sicuramente dovrò riorganizzarmi un attimino. Però a parte quello... No. Sempre il solito. Sei in maternità, allora... Questa è una domanda: che lavoro fai, che lavoro stai facendo, sei in maternità? Ragazzi, abbiate pazienza, ve l'ho detto più volte, non è un argomento di cui voglio parlare sul web per una serie di motivi miei personali, quindi
vi supplico, non chiedetemelo più perché non mi va di parlarne, ecco. Daniela Ferro 992. Ciao Roberta, niente domande, volevo solo dirti che ho una famiglia stupenda e che ti auguro tantissima felicità. Ciao, un abbraccio grande. Mua, grazie mille. Grazie. Alba Splendente, ciao Roby, volevo chiederti il tuo ex marito come ha vissuto l'arrivo di un fratellino o sorellina per Federico? Molto in breve, io e il mio ex marito non abbiamo purtroppo un bel rapporto, cioè ognuno di noi si fa la propria vita, ci si parla giusto per il bambino, quindi sinceramente io non gliel'ho neanche detto perché non me ne frega niente di dirlo a lui, sono cose mie che a lui non devono interessare, quindi sinceramente non so come l'abbia presa, se l'ha saputo da mio figlio e neanche mi interessa, ma proprio non mi interessa. Poi Tesio Stella, siete straordinari, vi voglio bene, un bacio anche a te. Un bacione. Federica Pellitteri, tu Ricky, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete conosciuti, perché non c'è il punto interrogativo, quindi un bacio, PS7 bellissimi, un saluto. Ciao. Allora, quando ci siamo conosciuti? Brava, queste domande servono per testare. Perché? Perché questo odio nei miei confronti? Spiegamelo! Dai. Allora, la prima volta che ci siamo conosciuti è stata in una pizzata con amici in comune. Ci siamo trovati lì a chiacchierare molto. Stranamente, era la prima persona, tra virgolette, dopo tanto tempo con il quale mi trovo molto bene a chiacchierare e viceversa, quindi ascoltare quello che lei aveva da dire. A me faceva effetto che un uomo potesse realmente ascoltare quello che dicevo, perché solitamente gli uomini dopo un po', anche lui, adesso un po' si rompe le palline, però però comunque tendenzialmente è un uomo che comunque parla molto, scrive molto i messaggi, solitamente non tutti gli uomini, insomma la maggior parte non sono di molte parole. Lucia 9414, ciao Roby, perché è andata male col tuo ex marito? Adesso lui è una nuova compagna. Oh mia ragazza, come vi dicevo non c'è un'amicizia, non è rimasto un rapporto, non per causa mia ovviamente, così stretto, e quindi che lui abbia una nuova compagna o no non mi interessa, ovviamente mi interessa la parte relativa a mio figlio, quindi che se mai fosse, che sia una persona che lo tratti bene, quindi mi interesserei di quel lato lì, ma sinceramente io per ora non so nulla, quindi credo di no, non mi interessa. Perché è andata male col tuo ex marito? Una storia veramente che vi terrei qua 2 ore e mezza. Già la sintesi. Facciamo 3 e mezza. 3 anni e mezzo. Vi risparmio questo cruccio, questa sintesi triste veramente della mia ex vita. Quindi no ragazze, non starò a raccontare cosa mi è stato fatto, cosa mi è stato detto, perché poi ci sono anche delle colpe da parte mia, perché poi nella vita è così, no? Concorderete con me che c'è sempre una colpa maggiore, ma bene o male c'è colpe anche dall'altro 50%, quindi non sto qua a raccontarvi le cose vecchie. Coach Sim, spero di aver detto giusto, nessuna domanda, solo un grande bacio a tutti voi, ti ringrazio. Ciao. Poi prendo intanto qualche domanda per te che c'è. Che tra l'altro vi ringrazio di cuore per avermi riscritto ora fino a mezz'ora fa nelle stories, perché ho perso tutte le domande, quindi scusatemi per lui, perché quelle per me le ho ancora. Allora per Riccardo c'è, aspetta che mi organizzo. Allora, qual è il tuo cibo preferito? Allora diciamo che ce ne sono diversi. Vabbè, dai, uno, il più preferito. Il più preferito preferito in assoluto. È una cosa che qui non si trova. Beh. E chi è terrone come me, chi è di Palermo come me, panelli e crocchè. Io ce l'ho qua. E io ho assaggiato solo una volta da Nuccio. Che Nuccio è uno che lavorava sotto casa dove abitavo prima da sola praticamente. Ed era siciliano, quindi me l'ha fatta assaggiare lui lì una volta, non l'ho mai, però buona, assomiglia un po' alla farinata. Tanta roba. Giusto? Sì, comunque sì, è diciamo farina di ceci, no? Sì. Ok, quindi tipo farinata, come... ma è più spessa e quadrata, sì, strana. Per chi, ribadisco, è di Palermo come me, sa che
che cosa si prova quando si mangia quel panino. Che, ok, l'ho fatto preparare. No, aspetta. poi sempre, scusa, non ho detto il tuo nome, Jas 230717 chiede anche che squadra tifi. Io sono un uomo atipico, non me ne frega nulla del calcio. Sono molto non attento. Seguo le partite, non seguo nessuno sport in generale. È vero, sono fortunata su questo, non posso dire che lui, ah ma Regina c'è la Champions. No, sono fortunata su questo. Penso di guardare 11 babbioni, che anzi 22 babbioni che rincorrono un pallone e si prendono 7 miliardi al secondo. Scusa, ma no, vabbè, cioè... sia un po' eccessiva come cosa. No, ragazzi, vabbè, scusate, non volevo però denigrare. Però i mondiali te li guardi. Sì. Anche le classifiche. Ci diciamo sono semplicemente per li guardiamo per capire un attimino come sta andando in quel momento. Ma ci sono persone che io, tra cui anche degli amici, che si guardano dall'Albino F fino al Catanzaro. Sì, proprio, vabbè, no, quelli proprio sfegatati se le guardano tutte, hanno gli abbonamenti Sky Calcio e robe varie. Poi Polvere di Stelle 93 ti chiede, ok, parlate di matrimonio con un simpatico cuoricino. Allora, grazie Polvere di Stelle, hai chiesto a lui, quindi io non parlo. Mitica. No, scherzo. Allora sì, ogni tanto ne abbiamo parrucchiato, ecco, fantasticando un giorno per riuscire a vedere che sarebbe bello, come, dove, fantasticando un po' qui e là, ma non abbiamo ancora, tra virgolette, deciso assolutamente nulla se realmente lo faremo, quando, dove, come, no, perché... anche perché essendo di Palermo, se devo far venire tutti i parenti. No, beh. Nara, ci vieni pure tu al matrimonio. ci vedi da paggetta. Beh sì, io essendo comunque già stata sposata, vado molto coi piedi di piombo con questo passo, quindi credo sia semplicemente una firma su un pezzo di carta. Se uno si ama e vuole stare insieme, può stare insieme anche senza il matrimonio. Io ora la vedo così, prima tutta la vita avrei voluto sposarmi, vestito, ovviamente mi piacerebbe, perché comunque sposarsi con una persona che ami davvero, che ti rende felice davvero, è un'altra cosa. Però ovviamente mi spaventa un po', perché a volte i legami, invece che avvicinare, allontanano, no? Quei legami burocratici, perché poi alla fine di questo si tratta, no? Sì. Cioè io ho fatto un passo importante con lui, che è appunto un figlio, l'abbiamo fatto insieme, una scelta voluta, non è una casualità, è una cosa voluta, perché ci amiamo molto e per me è più una dimostrazione d'amore un figlio insieme che un pezzo di carta firmata. Già una firma. Quindi io ho questo pensiero perché sono già stata sposata. Ovviamente non posso negare che il matrimonio da favola con una persona che amo veramente, che mi rende davvero felice, che dimostra sempre di volermi bene, è un altro paio di maniche, quindi ovviamente non posso dire che non mi piacerebbe, però tu chiedi, poi vedremo, non lo so. Poi Limone e Caffè, originalissimo sto nome, veramente. Ha risposto al tuo desimo. Ah no, scusate, questo non c'entra. Cosa hai pensato, provato per Robby la prima volta che l'hai vista? Beh, quello che alla fine hai già risposto, sì, esatto, prima, che è una persona con cui parla bene. Allora, quando la prima volta che l'ho vista, ho pensato che mi trovavo bene in sua compagnia. Quindi devo ammettere che arrivavo da un periodo dove la compagnia femminile, sì vabbè, chi se ne frega, perdonate, no, non mi uccidete. Il francesismo. Esatto, e quindi mi ha fatto davvero molto molto piacere, come dicevamo prima, sì, vedere che c'era una persona con un po' di cervello dopo tanto tempo. Grazie. Con il piacere come... parlare, ridere e scherzare un pochino. Poi Elisabetta Monteverde, sì, ti chiede, la mia domanda è, se potessi fare un dono a tuo figlio, quale sarebbe? Oddio, un dono, dono tra virgolette, quindi non penso un dono materiale, un dono augurargli qualcosa, penso la felicità.
la cosa più bella che possa esistere è essere un bambino felice. Sì, sereno, felice, credo sia la cosa più perché bella. Perché se ti manca la felicità nel cuore, affronti tutto con una pseudo apatia. E io questo per nostro figlio non lo vorrei mai. Mamma mia che... Professor Serena Olivetti chiede: la prima cosa che ti ha colpito di Roberta? PS, siete bellissimi e dolcissimi. Grazie. Allora, giuro, non vuole essere una cosa banale e non è una fesseria. Oddio. Ve lo giuro. Croce sul cuore. La prima cosa che infatti sono rimasto allibito sono stati gli occhi di Roberta. Ma smettila. No, non sto scherzando. Sono altamente serio. Con i suoi occhi verdi. Castani. Ma ops, mi ha confuso con la mandorla. Oddio. Quando l'ho visto ho detto wow, che aveva messo forse un po' più trucco, non lo so, però aveva davvero questi occhi che erano ammaliatori. Yes. Guardami. Adesso sono dalla Mia 1991 chiede: Riccardo, ma tu hai anche qualche difetto? No, perché sembri privo di difetti. Allora, bellissima sta domanda, mi ha fatto scherzare. Ne ho milioni. Mai detto il contrario, tu mi batti, sei bravo, calma. Ne ho milioni e ne vado fiero di ogni adesso non ti allargare tu, sì, tu e il tuo orgoglio. Cala. Ne ho tantissimi. Vabbè, ognuno di noi ha i propri difetti. Solo che poi ho la faccia da paragnosta e quindi li nascondo molto bene. No, vabbè, ma lei parla probabilmente perché nei vlog si vedono come ti atteggi con me, magari, no? Lei penso parla, ovviamente tutti abbiamo dei difetti, lei parla di difetti importanti, certo, nella coppia, ma... Ovviamente ragazzi, ovviamente quando anche noi litighiamo, come tutti colpa sua. Ovvio. Come tutti i cristiani di questo mondo discutiamo anche noi, potrete immaginare, vivendo insieme tutti i sacrosanti giorni. Io per quanto mi possano far arrabbiare, ormai amo anche i suoi difetti, come lui ormai conosce a memoria i miei, e a volte se all'inizio magari si discuteva appena saltava fuori quel difetto, adesso dici sì, sempre il solito e lasci sta, cioè alla fine amarsi vuol dire anche quello. Comunque grazie, davvero sei stata gentile. La domanda mi hai riempito il cuore. Perché io ti faccio sembrare il principe azzurro. Io risalto i tuoi pregi nei blog e quindi vedi, risulti perfetto. Io sono perfetto e ben diverso. Dopo questo. Poi 992, niente domande, voglio dire solo che siete una famiglia meravigliosa, grazie mille. Luana.makeupaddicted chiede: cambierà il rapporto con Federico quando nascerà tuo figlio? Non hai paura di escludere Fede? Assolutamente no, perché io già l'ho detto mille volte anche a lei, io amo Federico assolutamente come fosse mio. Non ci saranno assolutamente nessun tipo di differenze. Lui non è mio diretto, però lo amo con tutto il mio cuore e non ci sarà un discorso dove lui è mio figlio e quindi sarà privilegiato. No, assolutamente no. Ovviamente Federico conosce bene la differenza tra papà e Riccardo, ma tenete conto che Federico conosce Ricky da quando ha 2 anni, sì. Ora ne ha 6, quindi c'è cresciuto, conviviamo da più di 3 anni, quindi per lui il rapporto è molto forte, me l'avete detto anche voi in tantissimi video, vi ringrazio, che vedono proprio che tra te e Fede c'è molta complicità, giocano tanto, ridono tanto e ovviamente, come giusto che sia, lui gli vuole molto bene, quindi se sbaglia una cosa o rischia di farsi male, lui glielo fa capire come fosse un papà, giusto? Perché gli vuole bene, quindi hanno un rapporto
Lo sappiamo, loro lo sanno che lei quando vede la luce, la videocamera. Saluta Nara. Di ciao. Nara. Sono là. Là. Vabbè. Ciao. Vabbè, sta qua con noi. Dai, poi, spostati. Stai lì. Questa è bella. Alba Splendente ti chiede. Qual è stato il primo pensiero quando hai saputo che diventavi papà? Oh, loro non ti hanno più... Da quando ho detto che sono incinta ti hanno visto ben poco nei video, sì. Quindi era praticamente una delle prime volte che lo rivedete, a parte il vlog scorso, prima di questo video, quindi... Allora, partendo dal presupposto che lei me l'ha detto mentre, tra virgolette, dormivo, quindi mi ha svegliato lì. Il primo reale pensiero è stato davvero wow. Ho fatto un salto di gioia. No, tu non hai fatto. Tu non ti ricordi bene. Io ho visto i tuoi occhi da piccoli così assonnati, stropicciati, aprirsi e mettere due cuoricini. Le pupille si hanno cambiato forma. Il salto di gioia dentro. Ovvio. Ma io ti ho visto e io so cosa hai fatto, cioè. A parte che poi ci siamo abbracciati e non ci siamo più detti nulla. Lui ha solo detto: è una cosa bellissima. Io piangevo. Ci siamo abbracciati dalla felicità, bellissima, non dimenticherò mai. Mamma. Con i brividi solo a pensarci. Gli si sono rizzati i peli, volete vedere? Non lo risparmio. Poi Marta Mirandola chiede: Federico e il piccolo divideranno la camera? Dipende se è maschio o se è femmina. Ovviamente all'inizio, tanto quando è piccolina o piccolino, comunque sarà in camera nostra, che la nostra camera è veramente molto grande, quindi avrà tutto lo spazio per il lettino, quindi diciamo che se ne parla poi verso i 2 anni, ecco, 1 anno e mezzo almeno. Però comunque sì, anche solo il lettino lo metteremo in cameretta poi di Federico, che diventerà la loro cameretta. Anche fosse femmina saranno insieme. Ovviamente se è femmina, magari quando cresce verso un po' più avanti, ma c'è tutto il tempo del mondo, allora in quel caso vedremo come fare, se si potrà, altrimenti stanno insieme. Poi Marta Mirandola, mi sono accorto, scusa, ma ha fatto altre due domande. Allora, la prima, te lo faccio tutto in un unico giro. Sì. Tornerai nello stesso ospedale a partorire e poi farai il corso preparto? Allora, tornerai nello stesso ospedale a partorire? No, perché nonostante non mi sia trovata male nell'ospedale dove ho partorito Federico, non mi sono piaciute alcune cose, come per esempio non darti la possibilità, sia per un parto difficoltoso sia un po' meno difficoltoso, di riposarti. Quindi mi hanno dato subito il bambino e non ho avuto il tempo veramente di riprendermi un attimo, ma mi bastavano anche quelle 2 ore, invece loro no, te lo danno subito. Sono molto legati al discorso allattamento, che capisco, però dopo un parto una mamma ha bisogno almeno di quelle 2 ore di dormita o comunque di riprendersi, ecco, di per sé 2 orette, e invece niente. Quindi non mi è piaciuto, e poi non mi piace il fatto che non diano modo al papà di stare con la mamma o col bambino, cioè orario di visita mezz'ora, tre quarti d'ora, poi te ne vai, e quindi no. Hanno proprio capito tutto. Purtroppo non puoi fare nulla, è quello. Il barrico dentro. È quello il fatto brutto, e quindi ho optato per un altro ospedale che dà modo al papà di stare solo la mattina fuori, quindi non può entrare al mattino, ma è la notte, ma da mezzogiorno, tutto il pomeriggio può stare con me o con il bambino, insomma. E per il corso preparto non l'ho fatto per Federico, credo non lo farò neanche questa volta, perché ormai ho già partorito una volta, quindi so già che cosa mi attende, quindi sinceramente non si trova mai posto, perché per Federico ho provato ma non c'è mai posto, quindi sinceramente mi evito la sbatta di del prenotare, cercare e fare, perché avendo già vissuto un parto so già di cosa si tratta e come più o meno gestirlo, ecco. Johnny 1994 ti domanda: ti ho sognato che aspettavi una bambina, che nome daresti se fosse una bimba? Domanda già fatta, lo vogliamo dire, non lo vogliamo dire? No, scusate ragazze, sono fondamentalmente scaramantico. È scaramantico, perché poi, diciamo, magari... Poi il gatto è maschio. Sì, come no.
È maschio. Allora, vi prometto che quando faccio il video per dirvi se aspettiamo un maschietto o una femminuccia, vi dico il nome che abbiamo scelto in caso di femmina o maschio, e vi dico anche quali erano quelli che avevamo comunque scelto come varie opzioni. Ve lo prometto. Updated che chiede: ciao Roby, adesso che sei senza lavoro, l'INPS passa la maternità? Già risposto prima, ragazze, queste domande preferisco tralasciarle. E Davino mi chiede: cosa si prova a diventare mamma per la seconda volta? Un bacione grande, un bacione anche a te. Una sensazione strana, ti dirò la verità, perché finché uno, anche un po' per la gravidanza, diciamo che hai più modo di rilassarti, sei più riposata, invece gestendo comunque già un altro figlio sei un pochettino più stanca, fai più fatica, hai più cose da fare, eccetera. Diciamo che mi può spaventare, ecco, un pochino, a differenza del parto, che comunque mi fa paura, attenzione, anche perché ogni parto a sé non si sa mai cosa può capitare, però mi fa un po' timore l'idea di riuscire a dividere l'amore per due figli, ecco, questa è una cosa che non so, sicuramente mi verrà poi naturale, spontaneo al momento che li avrò lui in braccio e Federico accanto, però mi temo un po' questa cosa, ecco, perché ho sempre paura di togliere qualcosa a Federico, quindi cercherò. Sorci chiede: sei nervosa per il tuo secondo parto? La tua soglia del dolore è alta o bassa? Poi c'è un'altra frase scritta, perdonami, ma la foto me l'ha tagliata. Comunque, riguardante il secondo parto ho già più o meno risposto, quindi so già più o meno che cosa vuol dire, perché ho fatto un parto naturale, ma ogni parto a sé, quindi non si sa mai, quindi ovviamente sì, timore ce l'ho, perché comunque il dolore è molto forte. La mia soglia del dolore non te lo so dire perché non ho modo di confrontarmi. Non ho modo di confrontarmi con qualcun altro. Io credo di avere una soglia normale, cioè ho sofferto tanto, ho urlato tanto, però sono qua, sono viva, e quindi credo ce la si possa fare. Ho visto mamme svenire, io non sono svenuta, quindi credo che non sia una soglia bassa ma neanche alta, una via di mezzo, insomma. Lucy0689 chiede: credi in Dio, vai in chiesa, cosa ne pensi degli scandali dei preti, la fede è importante? Ma allora, sì, credo in Dio, perché comunque sono cristiana, è cristiano anche lui, anche Federico fa religione, quindi assolutamente sì. Va in chiesa, vado quando va a me, ecco, non sono una persona praticante, non vado tutte le domeniche in chiesa, anche i classici lui. Cattolici non praticanti. Sì, io ci credo si possa essere religiosi anche a casa propria, non vedo questa morbosità nell'andare per forza in chiesa, è un mio pensiero, poi magari c'è chi preferisce e si sente bene ad andare tutti i giorni in chiesa o tutte le domeniche, io no. Per il resto, cosa ne pensi degli scandali dei preti? Schifo, provo schifo. Credo che i preti dovrebbero saper valutare se è il caso di essere prete o di farsi curare in una casa psichiatrica o comunque in un ospedale psichiatrico, o comunque quello che è. Come penso lo stesso delle insegnanti. Ci sono insegnanti che picchiano i bambini, credo che non siano portate e che debbano fare magari altro, perché se escono di casa. Lavorare in miniera. Esatto. Stefania 90. Ah beh, la fede è importante, penso proprio di sì, altrimenti non crederemo più in niente, saremmo tutti dei criminali probabilmente. Stefania 96 dice solo: tu sei splendida, un abbraccio dalla Sicilia. La Sicilia, forza Palermo. Ormai lo dico più io di lui. Forza Palermo, ti seguo sempre, grazie di cuore, un bacio. Sempre lei dice: io ho 22 anni, ho scoperto di essere incinta per la prima volta di due gemelli, ho paura di sbagliare quando sono neonati, però non mi compare il resto, non so perché. Guarda, anche se è uno solo, la paura c'è sempre, puntualmente, soprattutto finché non parlano. Perché quando parlano, bene o male, gli chiedi cosa hai, anche Federico, no? Io non vedevo l'ora che iniziasse un pochino a interagire per capire perché piangesse. Poi c'è da dire che la mamma ha molto intuito, perché ci sono 10.000 pianti diversi. Esatto, quindi la mamma sa già qual è il pianto per la fame, qual è il pianto perché sta male, quindi questo è da dire.
però ovviamente sentirsi dire ho male perché ho mal di pancia è un'altra cosa, quindi paura di sbagliare non ti preoccupare perché è normalissimo. Anche perché consideriamo sempre la frase più banale del mondo, però è reale, quindi è inutile nascondersi dietro il dito. Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo. Ah, quello è vero. Non hai nessuno che ti insegna a essere un buon genitore, puoi solo fare le tue scelte sperando che siano le migliori fattibili. Esatto, infatti si ricollega facendo anche un'altra domanda. Quando sei diventata mamma per la prima volta non avevi paura di sbagliare qualcosa col piccolo essendo neonato? Assolutamente sì. È normale, tutte le mamme, non ce n'è neanche una, a meno che non gliene freghi nulla del figlio, ma no. Ed è normalissimo avere paura, l'ho avuto anch'io tantissima, quindi non ti preoccupare, i primi giorni, anche quando sarà il secondo, avrò in braccio quella creatura piccola, delicata, avrò paura persino quando verranno a trovarmi e gli daranno i bacetti, che ho già intenzione di fare un bel bavaglino con scritto i bacini solo sui piedini, perché non voglio paura che gli prenda qualsiasi cosa, quindi è normalissimo essere iperprotettivi i primi giorni. Vabbè. E fino almeno i primi 2 mesi sarei così, normale, si ha paura. Con i capelli dritti, come si suol dire. I papà ancora di più, diciamo. No. Istruzioni per mettere le braccia e le gambe come il post di Facebook. Dove infilare il braccio nel body? Quello lì, grazie a Dio. No, perché lui ha avuto un fratellino più piccolo, quindi è un pochettino più. Ma secondo me tante cose le hai rimosse. Perché no. Poi dopo tutti questi anni. Acqua Tremola chiede: come vi organizzerete quando il bebè sarà più grande? Dividerà la cameretta con Federico? Abbiamo già risposto, quindi non ci ripetiamo, così il video non dura troppo. Se è maschio, sì, se è femmina, collegio. Sì, vabbè, questa strontata. Poi, ovviamente scherzo. Esatto, occhio a quello che dici. Lucy0689 chiede: ti capita di pensare a Stefania, la tua amica che non c'è più? Tieni qualcosa di lei come ricordo? Assolutamente sì, ovviamente ci penso un sacco di volte. Mi viene in mente tante volte, mi fa male ricordarla a volte perché l'idea di non poter più dirle nulla mi fa paura. A me la morte in generale mi fa molta paura, l'idea dell'ignoto mi fa terrore, e quindi queste cose comunque fa male ricordarle, a volte le snobbo, nel senso che preferisco non pensarci troppo. Ovviamente sì, ho un sacco di cose che mi ha regalato, cose sue di ricordo, certo. E credo che... aspettate, forse ce n'è ancora una che è di Elisabetta Monteverde, che chiede: che errore non rifaresti oggi col tuo cucciolo in arrivo? Ma in termini di neonato, nulla, nel senso che credo di non aver fatto errori madornali quando era proprio piccolo. Poi se parlate di, cioè se parli di un bambino poi a un'età come può avere Fede, sono errori che stupidi che può fare qualsiasi genitore, come magari in certi momenti presi da preoccupazioni e cose avere poca pazienza, ma quello succederà di nuovo, succederà sempre, perché non siamo perfetti e non siamo delle bambole che sì amore va bene, ecco tieni, cioè ragazze, le bambole, comunque cose finte, siamo esseri umani, quindi errare umano est, come si suol dire, credo, però comunque play down con questi termini latini, che non manco ho studiato latino, quindi ho sentito dire così, lo dico. In ogni caso sì, sbaglierò di nuovo probabilmente, ma tutto insegna. Poi quando mi capiteranno le cose andando avanti dirò: ah no, aspetta, questo l'ho già fatto, sto giro faccio diversamente. Ma ora come ora, così su 2 piedi non vi saprei dire, ma tutte scemenze, errori madornali non mi pare di averne fatto. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Credo di essere riuscita a rispondere a tutte le domande. Perdono se qualcuna di voi vede che la risposta non è comparsa in questo video, ma ho perso le sue domande e magari ho perso anche qualcuna delle mie, perché non so come mai è sparita la foto che avevo fatto. Speriamo che comunque il video vi abbia fatto piacere, se vedete dei tagli, perché comunque sì, ogni tanto ci intrippettiamo anche noi. Se vedete la sua faccia morente, no, è non perché vi non vi preoccupate, non è né arrabbiato né nulla, non ha nulla, è solo stanco.
che sono in piedi da allora in questo alle momento 4 del mattino. Sono le 22:30. Ora. In questo preciso momento, anzi 22:28, scusate. Purtroppo era l'unico momento che avevamo per fare questo video, quindi lui è stato gentilissimo a prestarsi. Sono in piedi alle 4 di stamattina e adesso mi lancio a letto. Buonanotte. Che domani mattina alle 4 suona di nuovo la sveglia e viene a bussare. Totto, su siete e baciavaglia. Ma chi? Il lavoro. Ah, ok. E comunque ti ringrazio tanto per questa pazienza, per aver partecipato alla nostra... Scherzi a parte, grazie a tutti per le domande. Grazie. Speriamo tanto che le risposte vi siano state soddisfacenti. Ciao, voglio dire. Ciao a tutti. Detto tutto questo, buonanotte. Buone cose, ci vediamo prestissimo con nuovi video. Iscrivetevi, lasciate un like, non vi dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanellina, così non vi perdete nessun nostro video demenziale. E niente ragazze, per dubbi, domande, perplessità scrivete a lei che tanto anche Nala vi saluta, seguiteci anche su Instagram Robertina_YouTube. Ecco. Ciao. Rifare. Oh, vai. Ciao.